Ciao a tutti! Se anche voi avete avuto qualche piccolo problema per quanto riguarda la stabilità delle immagini che vengono fuori utilizzando il gimbal Ronin S, ad esempio immagini che risultano essere un po' traballanti, oscillanti, oppure non riuscite a effettuare il giro completo a 360 gradi, che è una delle caratteristiche di questo gimbal, spero che questo video possa esservi utile. Innanzitutto scusate e perdonate la qualità dell'immagine, ma mi sto arrangiando utilizzando il mio smartphone. In quanto vedete la mia camera, una Panasonic GH4 con obiettivo 12-35, già montata sul Ronin S. Quello che vi voglio mostrare con questo video non è tanto come effettuare un bilanciamento completo del Ronin S, in quanto trovate diversi tutorial su internet e potete tranquillamente consultarli, quanto piuttosto mostrarvi alcune piccole cose a cui dovete prestare attenzione per un bilanciamento completo e anche qualche piccolo trucchetto per avere una stabilità d'immagine migliore. Allora, ragazzi, il primo consiglio che vi do quando andate a bilanciare il vostro Ronin S è che da spento, a motori spenti, la camera deve rimanere perfettamente nella posizione in cui voi l'andate a lasciare quando inclinate i diversi assi del gimbal. Solitamente, per quanto riguarda l'asse del tilt, non ci sono grossi problemi, è uno dei più facili e intuitivi. Ma un errore comune è quello di pensare che per bilanciare l'asse del roll bisogna ottenere l'effetto per cui, se io vado a inclinare la mia camera a motori spenti, questa ritorna perfettamente in posizione orizzontale. La vado a inclinare e questa torna perfettamente in posizione orizzontale. Se ottenete questo effetto, fate attenzione perché l'asse del roll non è bilanciato e andrete a ottenere quelle immagini un po' oscillanti che ci fanno storgere molto il naso. L'effetto invece che dovete ottenere è questo qui. Vedete? Dove andate a mettere la vostra camera, questa rimane perfettamente in quella posizione. Come vi ho detto, vale per tutti gli assi. L'altro asse a cui dobbiamo prestare particolarmente attenzione è l'asse del pan, in quanto se non è ben stabilizzato nel momento in cui noi andiamo a effettuare la rotazione a 360 gradi, vedremo i motori come impazzire e la rotazione non avviene. Anche in questo caso ricordatevi, dove andate a mettere la fotocamera, lì deve rimanere. Come fare a verificare questa procedura sull'asse del pan? Semplicemente inclinando il gimbal verso avanti, verso dietro, sinistra, destra, e questo deve rimanere fermo come se fosse un pezzo unico, un bastone. Per cui andiamo a inclinare avanti il nostro gimbal e rimarrà in posizione stabile. Andiamo verso dietro. Rimarrà stabile, ci possiamo aiutare anche col cavalletto. Andiamo a inclinare verso sinistra e come vedete rimane stabile. Andiamo a inclinare verso destra e rimane stabile. Quando effettuiamo questi movimenti, non dobbiamo né avere rotazioni né, soprattutto quando andiamo a inclinare il nostro gimbal, ad esempio verso sinistra, avere questo effetto, oppure andiamo a inclinare in questa posizione avere questo effetto qui. In questo caso vuol dire che l'asse del roll ha ancora qualche problemino. A tale proposito vi do un ulteriore consiglio. Quando montiamo obiettivi più pesanti, ad esempio se io montassi questo Samyang da 35 mm, che è molto pesante, più pesante del corpo macchina ed è anche lungo, avrei delle difficoltà maggiori ad andare a stabilizzare l'asse del roll, che tuttavia non ha avuto molte difficoltà con il Panasonic 12-35. In questo caso io noto che non riesco mai a bilanciare perfettamente l'asse del roll. Ogni volta ci sono dei piccoli micromovimenti che comunque segnalano l'imperfetta stabilità dell'asse del roll. Per cui io vi suggerisco, passate all'asse del pan quando avete fatto del vostro meglio su quello del roll. Cercate di bilanciare il meglio possibile l'asse del pan. Se ci riuscite subito, perfetto, altrimenti ritornate sull'asse del roll e fate questo continuo gioco tra pan e roll e vedrete che il più delle volte riuscite a bilanciare perfettamente. Quindi,
Ricapitolando brevemente per le fasi di bilanciamento, ricordatevi, il roll deve rimanere fermo. Se montate obiettivi pesanti, non riuscite magari subito a ottenere la stabilità dell'asse del roll, ci saranno sempre micro movimenti, andate ad agire sull'asse del pan dopo aver fatto il vostro meglio su quello del roll. Dopodiché ritornate nuovamente a bilanciare l'asse del roll. Io così riesco con quando monto il Samyang 35 mm. E ricordatevi soprattutto l'asse del pan, inclinato in avanti, indietro, sinistra, destra, rimane fermo come un bastone, non ci sono né oscillazioni quando andiamo a inclinare, non movimenti di questo tipo e neanche di questo tipo, soprattutto quando incliniamo verso sinistra o incliniamo verso destra. Adesso voglio darvi altri due piccoli suggerimenti. Uno ci servirà l'app, mentre un altro è un accessorio, ovvero il doppio manico per il gimbal. Allora, perché vi consiglio il doppio manico? Ve lo consiglio innanzitutto per una questione di praticità, ovvero risulta più comodo, almeno personalmente, per diversi utenti, utilizzare una doppia impugnatura piuttosto che singola. Ciò però che mi ha soddisfatto maggiormente nell'utilizzo del doppio manico è l'attenuarsi del cosiddetto effetto canguro, ovvero quell'effetto su e giù dell'immagine che otteniamo a causa dei passi. In questo modo risulta decisamente più attenuato, a me non sembra di riscontrarlo più, e anche credo che qualche beneficio lo otteniamo su il problema che vi ho detto parlando dell'asse del roll, ovvero qualche piccola oscillazione di questo tipo. Esistono due tipologie di manubri, io ho preso questa, esiste quella invece con delle molle che sembra essere fatto proprio apposta per attenuare il cosiddetto effetto canguro, tuttavia io ho preferito un manubrio di questo tipo in quanto alcuni utenti mi hanno detto che nel momento in cui ci troviamo a riprendere con entrambe le mani occupate e vogliamo passare alla singola impugnatura, il rischio è che il gimbal vada verso il basso a causa della molla e uno dei manubri verso l'alto. Insomma, io credo che sia una sciocchezza assolutamente risolvibile con qualche precauzione, tuttavia ci tenevo a dirlo. Allora, siamo dentro la nostra applicazione, ci connettiamo al nostro Ronin, andiamo sulla configurazione dei motori, motor parameter. Dopodiché ci troviamo nella sezione dell'autotune. Ecco, quello che io ho notato è che l'autotune è molto parsimonioso, per cui andiamo a aumentare i valori. Iniziamo con un autotune in automatico con valori su AIG, alti. Benissimo. Una volta terminato l'autotune possiamo vedere che i valori sono aumentati. Ora, quello che generalmente io faccio è aumentare i valori di almeno ancora un 5 cifre. Adesso sto mettendo a caso. Aumentando questi valori i motori sono molto più potenti e le immagini sono più stabili, andando quindi su stiffness. Quello che possiamo fare per spingerci al massimo è aumentare più che possiamo questi valori, e nel momento in cui tocchiamo il nostro gimbal e sentiamo delle vibrazioni, diminuiamo gradualmente il valore della forza del motore su cui stiamo agendo finché le vibrazioni non saranno scomparse. Così siamo sicuri di aver settato al massimo possibile il nostro gimbal. Ripetiamo la stessa cosa per tutti gli assi. Sentite la vibrazione, quindi abbassiamo un pochino. Vedete come diminuisce? Quindi andiamo a aumentare i valori finché non otteniamo una vibrazione. A 48 otteniamo la vibrazione, probabilmente anche perché ho calibrato male questo asse. Vediamo che intorno a 43 smette di vibrare. Prendiamo il Ronin in mano, lo muoviamo un po' e vediamo se le vibrazioni effettivamente sono scomparse. Facciamo così per tutti gli assi. Bene, un'ultima cosa che vi voglio far vedere
e andare nei control setting. Adesso non ricordo bene perché è passato un po' di tempo, ma se non erro, guardando anche l'icona, è legato ai movimenti che facciamo effettuare al nostro gimbal utilizzando il joystick. Non mi chiedete perché, ma da un altro utente che mi ha consigliato questa configurazione ho ottenuto una stabilità ancora leggermente migliore del gimbal. Oddio, potrei anche sbagliarmi, però questa è la sensazione che ho avuto. Per cui se volete provare anche voi, vi lascio da copiare i seguenti valori. Sul pan abbiamo rispettivamente, sul deadband, sul max speed e sullo smoothing, 0, low, high. Sul tilt, low, 25 e high. Sul roll abbiamo low, 18 e high. Bene ragazzi, come vi avevo già detto, purtroppo mi sono un po' arrangiato nel girare questo video, inoltre l'ho voluto fare in brevissimo tempo in quanto ho visto che diversi utenti cominciavano a riscontrare dei problemi molto simili a quelli che io ho risolto attraverso queste procedure, per cui ho cercato di fare semplicemente qualcosa di utile e non di promozionale. Perdonatemi per la qualità video e spero che, nonostante ciò, il video possa essere utile in ogni caso. Grazie per la visione e spero che potrete godere al meglio dell'utilizzo del vostro Ronin. Ciao ciao!